Delle cose invece, ragazzi, che mi ha dato mia sorella, ci sono alcune cose che terrò, alcune cose che venderò. Che terrò sicuramente da provare. Questi leggings di, non so la marca, non so dirvi. Comunque mi sono piaciuti perché sono una specie di mezzo pizzo, insomma, mi piacciono così un po' optical. E da mettere con i miei cristard, no, non con i cristard, con i miei stivaloni neri sopra il ginocchio. Un pull nero quando non ho voglia di vestirmi, tac, metto questi, sono subito particolare. Questi qua maculati che sono della marca Tank, che li ho assolutamente fregato perché vestono molto bene sulla gamba. E col capello biondo, non so, il maculato mi piace un sacco, è un bel cotone. Poi ho preso, mi ha dato questa mantellina. Che questa vi piacerà da morire, è della marca Deha, nuova, perché lei non l'ha mai messa, è un regalo, così me l'ha prestata. E questa è bella perché, oddio, se riesco a non uccidermi i capelli, ok? Guardate che meraviglia, questa praticamente resta sopra i cappotti, sopra le cose, la posso usare anche andare al lavoro, è veramente spettacolare, guardate. E questa è bellissima, secondo me, è stata una cretina a darmela, però se lei non la mette, diamogli una nuova vita. Questo credo che lo venderò, che è un abitino, abbiamo tra l'altro uguale, questa non lo so, devo ancora capire che cosa si trova, che è una tuta, no, quella non la vendo, questo è il mio abitino da vendere, questa no, è una maglia non mia, queste sono canotte basic, le ho rubato perché ho detto vabbè, le tengo io, le metto sotto i maglioni quando vado al lavoro che crepo sempre di freddo, questa è una maglia col pizzo, anche questa sì, la terrò mi sa. Carina con tutto il simil pizzo, adesso valuteremo. Poi questi pantaloni che mi ha detto di provare, che secondo lei a me vanno bene, mi piacciono molto, sono taglia 36 di Bershka, spero che tanto, taglia 36 italiana, non mi andranno mai bene, pensavo che era tipo di tagli, che era una 40, questi qua non andranno mai bene purtroppo, non ci entro neanche a volerlo. Questa da vendere, non ve la faccio neanche vedere, basta, tutto da vendere, tutto in vendita. Poi questa forse la tengo, che è una canottierina monospalla, devo capire bene se tenerla o meno perché poi dopo l'estate mi piacciono. Niente ragazze, spero che il video vi sia piaciuto, che vi abbia fatto comunque compagnia, intanto sono tutta spettinata, ci vediamo nel prossimo video, spero di riuscire a caricarli perché ho un sacco di problemi con la connessione. Ciao.